Mercoledì 27 novembre, ore 20:30, al Pala Trieste. Appena chiusa e non saranno migliori quelle che andiamo ad affrontare, perché parte anche la Champions League, esatto. Ma soprattutto per quanto riguarda il passato, c'è stato l'All-Star Game mercoledì e il turno recuperato da Modena e Cuneo giovedì. Ieri c'è stato un anticipo che ha riguardato la Sisley Treviso, che ha ospitato proprio i campioni d'Italia della Modena, era la riedizione della finale scudetto dello scorso anno. Seguiamo insieme il servizio curato proprio da Stefano sulla partita di ieri. Di tutto di più nell'anticipo classicissima dell'ottava di LG Cup. Alla fine esulta la Sisley, che allunga in vetta la classifica, mentre alla Kerracol restano i rimpianti per le assenze illustri e per una ghiotta occasione non sfruttata. C'erano i forfè di Gardini e Bovolenta a rendere sulla carta più scontata la trama dell'ennesima sfida Treviso-Modena. Ma in realtà Lorenzetti ha inventato un falasca centrale, puntuale nell'eseguire il suo compito, collezionando anche un paio di muri importanti. Dante è stato preferito in sestetto a Cernic, in pratica l'unico cambio per i gialloblu. In casa Sisley, Nemez al posto dell'infortunato Tencati e poi tutto come previsto. Il primo scatto è della Kerracol, presa per mano da Gianni e Jakovlev. La Sisley resta agganciata con Dinejkin, elettrico ogni volta che incrocia i modenesi, ma il suo connazionale in giallo-blu è ispiratissimo e trascina i suoi ad un vantaggio incolmabile, anche perché la Sisley sbaglia a raffica e Modena è troppo attenta per dilapidare il bottino. Il secondo set sembra in fotocopia. Equilibrio su quelli che una volta si chiamavano cambi palla, con la Kerracol sempre attenta da un buon Gianni e lucida nello sfruttare le amnesie avversarie. Quando la Kerracol vola sul 18-14 sembra che la giornata si tinga di giallo-blu. E invece, come in ogni classica che si rispetti, arriva il colpo di scena. La Sisley risorge dal nulla o quasi e piazza un break di 4-0, condito dal primo muro dell'incontro su Jakovlev. Gli emiliani per la prima volta sembrano sulle gambe, ma Jakovlev li riporta avanti con un gran muro. Il set sembra tornare giallo-blu, invece Treviso resta agganciato e addirittura trova la carta che non ti aspetti. Daniele Desiderio entra in campo, mura secco Jakovlev, poi trasforma il set point con un controattacco vincente. Siamo uno pari, ma con tutta l'inerzia del mondo a favore dei padroni di casa. Per Treviso, uscita dall'incubo, inizia una nuova partita, mentre la Kerracol, ancora sotto shock, rientra in campo più nervosa. Veniti prima timidamente avanti, poi addirittura dilaganti con un ritrovato Nemez e il solito fail. La Kerracol pare non avere più armi offensive. Papi non ha pietà e Dinejkin firma il set con il punto del 25-17. Il quarto parziale è la passerella Sisley, presa sulle spalle e che spalle dal suo opposto russo. Subito break e poi una semplice marcia di avvicinamento ad un risultato ormai scritto. Lorenzetti prova a togliere Dante per Cernic. Modena trova un sussulto, ma è troppo poco perché si materializzi il miracolo. Treviso festeggia meritatamente i tre punti quando Cantagalli spara la palla che chiude la sfida. La Sisley allunga la sua striscia vincente. Modena riflette, ma può guardare avanti con ottimismo. Nuovamente in studio, continuiamo a parlare di questa partita. Stefano, Luca Cantagalli ha sbagliato sì ieri la palla importante, però è anche vero che giovedì nella sfida con l'80% di ricezione, addirittura l'85% in attacco. Questo 37enne non vuole assolutamente abdicare. Sì, questo è abbastanza curioso perché insomma passano gli anni e Luca è veramente ancora un grande campione, sorprende come sempre la sua facilità nel gestire la partita e soprattutto gestire gli attacchi, veramente determinante sempre, anche se magari sabato non lo è proprio così stato, anche perché Modena, come abbiamo potuto sentire dal servizio, ha avuto tanti problemi di organico, appunto il buon Lorenzetti si è addirittura dovuto inventare Falasca come centrale, di solito fa il palleggiatore, insomma. Comunque c'è da dire che giocavano contro una Sisley Treviso davvero sempre in gran forma, in gran palla, grande dominatrice di questa prima parte di campionato. Facciamo anche l'in bocca al lupo sia a Gardini ma soprattutto Bovolenta, che rientrava dopo un lungo infortunio, un'operazione per lui e purtroppo è di nuovo fermo. Speriamo di rivederlo davvero quanto prima sui campi. Questo era l'anticipo di ieri, ma andiamo a vedere che cosa è accaduto oggi sui campi dell'LG Cup. Si giocava l'ottava giornata con l'aiuto della grafica, vediamo insieme i risultati. Bossini Montichiari, Carriff e Ferrara 1-3. Canadiense Verona ed il Basso Padova 3-2, Copra Piacenza, Noi con Cuneo 1-3, Iter Trentino, Icom Latina 1-3, Lube Macerata, Assistel Milano 3-2, Pet Company Perugia, Sira Ancona 3-1 e chiudono Sisley Treviso, Kerracol Modena 3-1. Questa quindi la classifica aggiornata ad oggi, Sisley Treviso in testa assoluta con 23 punti, Lube Macerata e Kerracol Modena con 19, Assistel Milano e Icom Latina 18, Itas Trento 14, Carife Ferrara 12, Pet Company Perugia 10, Bossini Montichiari, Copra Piacenza 9 punti, Canadiense Verona 8, Noi con Cuneo 7, chiudono Sira Ancona ed Edilbasso Padova con un solo punto.
Allora Stefano, partiamo con il commento di questa giornata, sì. È importante perché questa Latina non vuole assolutamente smettere di far soffrire le grandi, ma prima di tutto c'è un Bossini Montichiari, Carife Ferrara. Infatti Laura, cominciamo proprio dalle immagini che arrivano dal Pala Giorgia di Montichiari. Come ricordavi tu, oggi c'è stata una vittoria importante, quella della ICOM di Latina, ma importante senza ombra di dubbio è anche la vittoria ottenuta dalla Carife di Ferrara su un campo difficile come quello della Bossini Gavecca Montichiari. 3-1 il risultato finale, primi due set in pratica a senso unico. Nel terzo set Montichiari impone un break di 4 punti che riesce a tenere con i denti sino alla fine. Ferrara infatti era riuscita ad accorciare, sono addirittura andati ai vantaggi 26-24, poi nel quarto set il dominio ancora una volta della formazione di Silvano Prandi. Silvano Prandi che ha confermato anche questa domenica il sestetto vincente di settimana scorsa contro la Itas Grundy Trentino, in campo dunque Verses Borgia. Da segnalare comunque il ritorno di Castellano finalmente nel sestetto di Prandi, utilizzato con Gustavo nel doppio cambio. Non a caso Gustavo è stato colui che ha messo giù l'ultimo muro della partita, vincente, lo ricordo, 3-1 per la Carife di Ferrara sulla Bossini Gavecca Montichiari. E direi di farle in bocca al lupo anche a Lorenzo Perazzolo della Montichiari, fuori per un mese e mezzo per lui strappo agli addominali, quindi la stagione per lui per questo 2002 si chiude, lo riaspettiamo a gennaio. Un in bocca al lupo, tra l'altro da segnalare, visto che hai chiamato in causa Perazzolo, l'ottima gara di Cristian Savani e anche di Barbareschi, che sono dei giocatori giovani su cui Zanini sta lavorando e sulle quali abbiamo veramente grandi promesse per il futuro. Stefano, apriamo una piccolissima finestra sulla Bossini Montichiari, che la settimana scorsa aveva preannunciato un reclamo contro Modena per un cambio del libero Pippi. Il reclamo non è stato accettato, quindi resta tutto quanto abbiamo detto prima in classifica. La partita è stata omologata, anche se la Bossini ha già annunciato un reclamo ulteriore, ricorrerà al secondo appello. Andiamo invece a capire che cosa è accaduto sul campo di Trento, dove questa ICOM Latina davvero continua a sorprendere, 3-1, terza sconfitta consecutiva per Sartoretti e compagni, Sartoretti sempre fuori. Terza pesante sconfitta, perché non sono semplici sconfitte, hanno perso in serie con Treviso, con Ferrara e adesso con Latina. Latina tra l'altro ancora una volta corsare in trasferta, lo fa grazie ancora una volta al fantastico Goran Vujovic, determinante veramente quando le palle cominciano a scottare, aiutato da un Francesco Biribanti un po' pazzo oggi, perché le cronache ci raccontano che in chiusura del primo set è stato addirittura espulso dalla coppia arbitrale. Naturalmente poi Francesco è tornato regolarmente in campo dal secondo set in poi. Giornata no ancora dal punto di vista della panchina per Bruno Bagnoli, è ricordato il problema di Andrea Sartoretti, oggi Bernardi ha giocato solo a sprazzi per qualche giro dietro, però la sostanza è che l'Itas veramente dopo un inizio brillantissimo adesso è alle prese con qualche problema. Doveva essere la partita più equilibrata, infatti il campo l'ha dimostrato, la Lube Macerata ha sofferto fino al tiebreak per fermare l'Asitel Milano. Una squadra sicuramente in crescita, quella della Lube, anche se ancora non ha convinto fino in fondo. Sì, non convince fino in fondo, anche e soprattutto perché probabilmente molti dei suoi giocatori importanti non sono ancora prima a disposizione. Ricordiamo che anche oggi Mascherelli ha dovuto far meno di Gravina, tornavano in campo Meoni e Nalber, che ha giocato soltanto parte del match, giù di tono l'opposto, il grande martello jugoslavo Ivan Milikovic, e probabilmente molti problemi sono dovuti anche all'assenza del suo opposto. Detto questo, grande partita di Weissmann, migliore in campo anche oggi. Chiudiamo rapidamente sulla Lube per dire che Nalbert è candidato al premio come miglior giocatore del Brasile e quindi sicuramente speriamo possa aggiudicarsi anche questo titolo. E infine Bout Weissmann sta tenendo un diario in Fiammengo per quanto riguarda la sua lingua, proprio per i tanti tifosi che visitano il sito della Lube. Scusate. Canadiens Verona ed il Basso Padova per Derby Veneto. Sì, infatti 3-2 vittoria per la Canadiens di Verona, è stata una bella partita molto equilibrata, finalmente abbiamo visto l'Edil Basso che tutti i tifosi patavini si aspettano. Copra Piacenza, noi con Cuneo, finalmente torna al successo a squadra di Fefe De Giorgi. Infatti è stata un po' la rivincita di Fefe De Giorgi, che nella giornata del ritorno in campo di Franz Granvorka ha la fortuna di ritrovare soprattutto il suo posto. Vincenzo Simeonova, protagonista veramente di un grande match, 28 punti per lui alla fine. I nostri applausi vanno invece ad Andrea Bari, giovanissima promessa per quanto riguarda la Patti Company Perugia, che ha battuto la Sira Ancona, un libro su cui puntare. Infatti noi facciamo tanti complimenti, come hai ricordato oggi è stato veramente il più bravo. Io segnalo inoltre la gran partita, la seconda dopo quella di Milano, di Juan Carlos Cuminetti, ottimo ancora una volta l'apporto anche di Guidone Gorz, l'olandese, fantastico con un 83% in attacco e soprattutto oggi merito della vittoria sulla formazione della
Sila d'Ancona va ai suoi centrali, soprattutto Lebel, 11 muri messi giù dalla formazione della Pet Company di Perugia, che adesso avrà altre due partite facili, diciamo, sulla carta per guadagnare punti in classifica. Andiamo invece noi a capire che cosa è accaduto nella classifica marcatori, perché ci sono Francesco Biribanti con 194 punti realizzati, lo segue Mauro Gavotto con 158, poi Milinkovic con 148, Yakovlev con 147 e chiude Giombini con 145. Questi sono ovviamente i primi 5. Ecco Laura, abbiamo parlato di prossimo turno, andiamo a vedere quelle che saranno le partite della nona giornata, lo ricordiamo, di LG Cup, se la grafica ci può dare una mano, questi prossimi incontri. Eccolo, Asistel Milano contro Coppa Piacenza ed il Basso Padova, Pet Company Perugia, Icom Latina, Canadiens Verona, Caracol Modena, Itas Trentino, Noi con Cuneo ospita la Bossini Montichiari, la Sira Ancona contro Carif Ferrara e Sisley Treviso contro Lube Macerata. Questo era quanto vi dovevamo rispetto alla Serie A1, la prima parte di Made in Volley di questa sera termina qui, spazio per un attimo alla pubblicità, ci vediamo subito dopo. Auto, motori, mobilità, viabilità, turismo. Tutto questo è Rondò. Seconda parte di Made in Volley, sono ancora tanti gli argomenti da trattare insieme a Stefano Locatelli. Partiamo dalla Serie A2 che ha concluso la sesta giornata. Esatto Laura, andiamo a vedere innanzitutto con il contributo della nostra grafica i risultati di questa sesta giornata di LG Cup Serie A2, una giornata molto molto interessante perché vedeva la disputa della partitissima della Serie A2 che metteva di fronte la Tonno Calipo Vibo Valencia e Raffaele Lamezia, un derby attesissimo, 1200 gli spettatori presenti oggi a Vibo Valencia, 300 spettatori addirittura che sono arrivati dalla vicina Lamezia, è stata una partita davvero molto molto bella, equilibrata, decisivo il grande carattere del Raffaele, ottimi il solito Kirk Kane per Vibo e Joel invece per Lamezia, rispettivamente 27-25 punti ciascuno. A proposito di Calabria che festeggia così il primato comunque in classifica delle due formazioni, settimana prossima Lamezia sarà protagonista dopo questa bella vittoria in trasferta anche con un altro club di Serie A2, sarà il turno dell'Eurosport Cosenza, quindi un altro derby per Lamezia. Proseguiamo, andiamo a dire due cose anche sulla partita che ha visto di fronte la Codieco Lupi Santa Croce e la Bernardi di Trieste, un'altra gara terminata al tie break, questa volta a vincere è la Bernardi di Trieste, la spunta alla fine la formazione di Kim Uchul dopo quasi due ore di gioco, nonostante fossero stati sotto di due set, i ragazzi triestini riescono nell'impresa di vincere, super Lorè questo pomeriggio con 24 punti. Perde il passo con le prime della classifica la Cona di Forlì che perde a Schio contro la Samia, è un po' la sorpresa di questa giornata, Samia che dunque si aggiudica i primi punti del campionato vincendo per gli scledensi, grandissimo il belga nigeriano Steven Shittu, oggi in assoluto il più grande della Serie A2 con 34 punti. Eurosport Cosenza, telefonica Gioia del Colle, un'altra sorpresa, cade la formazione di Vincenzo Di Pinto, il campo di Cosenza non è assolutamente uno dei campi più facili di questa Serie 2, anche qui come un po', scusate, è successo a Trieste, sotto di due Cosenza ha recuperato e ha vinto al tie break. Da segnalare la vittoria di Grottazzolina sul campo di Vasto, sede degli incontri casalinghi di Agnone, per 3-1, vince ancora una volta, seconda vittoria consecutiva dell'ST Cari Loreto sulla Reima Crema Sam Gas, 3-0 e vittoria anche dell'Alimenti Sardi Cagliari per 3-1 sul campo della Casanova di Asti. Velocemente la classifica che ci dice che il Raffaele di Lamezia è in testa al campionato all'LG Cup di Serie 2 con 15 punti, segue Vibo Valencia con 14, 13 per Trieste, in coda segnaliamo i 5 punti di Crema e Schio, 4 punti per Agnone, sempre fanalino di coda la formazione della Casanova di Asti. Cambiamo completamente argomento, salutiamo la Serie 2 che ritroveremo ovviamente la prossima settimana, l'abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, mercoledì si è giocato davanti a 4.000 persone alla Palasport di Trieste, lo Star Game che ha visto il resto del mondo battere per 3-1 l'Italia, la Lega tanto per cambiare si è improvvisata con una sorpresa stupenda perché ha fatto cantare gli inni a Riccardo Fenini per quanto riguarda l'Italia e a Michael Lambert per quanto riguarda il resto del mondo, davvero un'idea stupenda, facciamo i complimenti alla Lega ma noi seguiamo insieme il servizio curato come sempre da Stefano Locatelli. Nello sport esistono feste e feste. Quella di Trieste per lo Star Game 2002 è stata festa vera.
Innanzitutto per la città, che si è vestita da gran sera per accogliere l'appuntamento con il grande volo. L'abbraccio entusiasta di oltre 4.000 persone per un evento speciale, condito anche dall'antipasto canoro, rigorosamente live, di Riccardo Fenili e Michael Lambert, quest'ultimo addirittura già in tenuta da gioco, e con tanto di chitarra alla mano. Poi festa in campo, dove è stata partita vera tra i migliori stranieri del nostro campionato e la baby nazionale italiana, quella della nuova generazione. Talmente baby che di fronte al nuovo che avanza, targato Savani, Cozzi, Gavotto, Cisolo e Biribanti, Papi si trasforma nel nonno d'oro di Azzurra e Fei, Mastrangelo e Vermiglio sembrano navigati marinai del volley mondiale. Ma è stata festa soprattutto per il resto del mondo, la Babele della Serie A che per il terzo anno consecutivo ha sconfitto 3-1 gli Azzurri, guidata in panchina da Berruto e in campo dall'unico straniero tra gli stranieri, quel Luca Susio, libero dell'Adria Volley Trieste, che ha fatto davvero un figurone. Dicevamo di una partita vera, almeno fino a quando Berruti e Anastasi hanno tenuto in campo i sestetti migliori. Squadre con stimoli diversi, ma che hanno prodotto